Il quadrante di sud-est è il più bello. Anche qui ci sono colline, ma non si vedono tracce di incendio come sui colli a nord del paese. Ai due lati della Griffin Road si estende la terra di Charles Griffin, il più grande produttore di latte a sud delle cascate Mechanic, e dalla Scullia Hill si vede il grosso granaio di Griffin scintillare nel sole col suo tetto d'alluminio, come un enorme eliografo. Ci sono altre fattorie nella zona e un bel po' di case costruite dai pendolari che lavorano a Portland e a Lewiston. A volte, in autunno, dalla cima della Scullia Hill si sente puzza di bruciato. È scoppiato un incendio nella prateria. Dopo un po', ecco il camion dei pompieri volontari di Salem Slot a correre, piccolo come un giocattolo a quella distanza per tenere la situazione sotto controllo. La lezione del 1951 è servita a questa gente. Nel quadrante di sud-ovest hanno cominciato a stabilirsi le roulotte, le case mobili di cui oggi è disseminata tutta l'America. È come un asteroide suburbano, un pianeta a sé stante. Ci sono cumuli di automobili, carcasse e copertoni dappertutto, lattine di birra sul ciglio della strada, biancheria stesa su fili appesi a pali di fortuna, puzza di candeggina e di disinfettante dalle latrine chimiche imposte dalla legge, e si capisce, adottate di malavoglia. Le case mobili sono prime cugine delle baracche, ma da ognuna di esse spunta una scintillante antenna televisiva. E dentro gli apparecchi sono quasi tutti a colori, acquistati a credito da Grant e Sears. Gli spazi fra roulotte e roulotte sono pieni di ragazzini, di giocattoli, di bici, motorini e motociclette, e di un sacco di altre cose. Qualche roulotte è ben tenuta, ma in genere il contrario è la regola. Evidentemente ci vuole troppa fatica. Le erbacce crescono dappertutto fino all'altezza delle cosce. Ai margini del paese, nel punto in cui la Brook Street diventa Brook Road, c'è il locale di Dell, dove il venerdì sera suona un compresso rock e il sabato sera uno di musica country e western. Nel 71 è bruciato, ma è stato subito ricostruito. Ci vanno i cowboy di mamma dei dintorni con le loro ragazze. È l'unico posto dove la sera si può andare a ballare, bere una birra o partecipare a una bella rissa. Nella maggior parte dei casi una sola linea telefonica serve due, quattro o anche sei abbonati, e così c'è sempre qualcosa di cui parlare. Nei paesi lo scandalo cova sotto la cenere in ogni momento e qualche volta esplode. In genere riguarda questo o quell'abitante del diseredato quartiere delle roulotte, il Bend, ma può anche colpire persone un po' più su nella scala sociale. Il paese è amministrato dall'Assemblea dei cittadini. Veramente, fin dal 1965 qualcuno ha cominciato a parlare di eleggere un vero e proprio consiglio comunale, un sindaco, assessori e discussione del bilancio ogni 2 anni. Ma l'idea non ha incontrato molto. Così si va avanti col vecchio sistema, ancora praticabile dato che lo sviluppo del paese non è stato tale da renderlo del tutto impossibile. Fra lo sbalordimento e a volte l'esasperazione dei nuovi venuti, a cui la lentezza dei processi decisionali e l'inefficienza collegata a una democrazia tanto diretta non manca di fare la debita impressione. I consiglieri municipali sono quattro: lo sceriffo, l'assistente sociale che paga i sussidi di disoccupazione, il segretario comunale per registrare l'automobile, bisogna andare a lui che abita a casa del diavolo in fondo a Tiger Stream Road, e badare a non farsi sbranare dai due cagnacci che vagano in cerca di preda nel suo giardino. E infine il delegato alla pubblica istruzione, che ovviamente si occupa delle scuole.
Ai pompieri volontari tocca ogni anno uno stanziamento di $300, ma il loro ha finito col diventare una specie di club per vecchietti in pensione. Si agitano da matti nei 2 mesi secchi in cui bruciano le praterie e passano il resto dell'anno intorno al camion rosso a raccontarsi le loro imprese, esagerando anche un bel po'. Non c'è nessuno ai servizi pubblici per il semplice fatto che non è il comune a fornire l'acqua, il gas e la corrente elettrica e a badare alle fognature della città. I piloni della CMP attraversano il territorio comunale da nord-ovest a sud-est, creando nei boschi radure di 50 metri. C'è una di queste radure vicino a casa Masten. Il traliccio dell'alta tensione incombe sull'edificio come una sentinella extraterrestre. Ciò che a Silent Slot si sa di guerre, tensioni e crisi di governo proviene principalmente dalla rubrica televisiva di Walter Cronkite. Beh sì, il giovane Potter in Vietnam c'è rimasto e il figlio di Claude Bowie è tornato con un piede meccanico ed ha finito su una mina anti-uomo. Ma gli hanno dato un lavoro alla posta come aiutante di Kenny Danes. E insomma, la faccenda è risolta. I ragazzi portano i capelli lunghi e non li pettinano a modino come i loro padri, ma nessuno ci fa più caso. Quando la scuola superiore del comprensorio, gli studenti hanno bruciato il regolamento sul vestiario, Eddie Corliss ha scritto una lettera al Lager di Cumberland, ma Eddie Corliss sono anni che scrive al Lager una lettera alla settimana, generalmente contro l'abuso degli alcolici e sul vantaggio di accogliere Gesù Cristo, il Salvatore, nel profondo del proprio cuore. Fra i ragazzi ce ne sono alcuni che si drogano. Il figlio di Horace Kibbe, Frank, è finito in agosto davanti al giudice Hooker, che l'ha condannato a pagare $50 di multa per il possesso di qualche sigaretta di marijuana. Ma il vero problema è l'alcol. Moltissimi giovani bazzicano Dedel ora che la maggiore età è stata portata a 18 anni. Poi tornano a casa e cenano allora, e ogni tanto qualcuno ci lascia la pelle. Come Billy Smith, che è finito contro un albero sulla Deep Cut Road, ammazzandosi con la sua ragazza, Jube Laverne. A parte ciò, tuttavia, l'esperienza che Salem Slot ha dei mali che travagliano il paese è minima. Là il tempo scorre in maniera diversa. In un così bel paesino, niente di brutto può accadere. No, mai. Non là. Fine paragrafo 4.